Bene, ciao a tutti ragazzi e grazie per partecipare di nuovo ad un altro webinar live di Investire come i migliori. Come ormai sapete, ogni mese cerchiamo di proporvi webinar con temi diversi. Visto che ci avviciniamo a fine anno e gli ultimi mesi sono stati molto interessanti, abbiamo deciso di dedicare questo webinar allo scenario macro e darvi un update per l'ultimo trimestre del 2021. Una delle domande che ci fate sempre è la seguente: come si può imparare ad utilizzare il macro per la gestione del nostro portafoglio? Per essere un buon analista macro dovete avere una visione completa dell'economia e dei mercati. Purtroppo viviamo in un mondo che è interconnesso, dove tutto è collegato. È importante capire come leggere gli indici, le correlazioni, capire i cicli economici e quelli del credito. Questo è tutto materiale che vi diamo ogni giorno tramite i nostri corsi e la nostra newsletter. Nel corso di questo webinar ve ne parleremo più in dettaglio. Per prima cosa, per chi non ci conosce, io sono Fabio, il co-founder di Investire come Migliori. Con noi abbiamo anche Gianluca. Vi presenteremo questo webinar e risponderemo alle vostre domande alla fine. Potete inviare le domande all'interno della chat che trovate di fianco e cercheremo di rispondere durante il corso del webinar o se no alla fine del webinar. In questa slide vedete come sarà suddiviso il webinar. Innanzitutto iniziamo con un macro update per il terzo trimestre. Parleremo poi della crisi del supply chain, guarderemo a cosa sta succedendo in Cina e poi vi forniremo un update sulle materie prime. Poi guarderemo a come utilizzare il macro per l'asset allocation ed infine come migliorare e da dove partire per creare delle skills macro. Gli ultimi mesi sono stati molto interessanti da un punto di vista del macro. Prima di tutto abbiamo visto la disruption della supply chain globale, che è tuttavia in corso. Per esempio, al porto di Los Angeles ci sono circa 100 navi che aspettano di poter scaricare. Questo è dovuto al fatto che il porto non è pronto a scaricare così velocemente un numero così alto di container tutti allo stesso tempo. Con la riapertura delle economie, dopo il Covid, le navi ed i porti si sono trovati giustamente impreparati. La supply chain mondiale ha perso il suo ritmo ed è ora indaffarata a rimettere tutto in moto, come la catena di una bicicletta. Il problema con questi eventi è che necessitano di tempo per riassestarsi. Non aiuta il fatto che manca poi la forza lavoro, un problema soprattutto negli Stati Uniti, dove molti dei datori di lavoro stanno competendo con gli aiuti dello Stato. Infatti, gli aiuti e i sussidi dello Stato sono spesso più alti rispetto ai salari offerti ai datori di lavoro. Quindi non c'è incentivo da parte dei lavoratori per tornare a lavorare. Quindi una buona fetta appunto diciamo, di questa forza lavoro non è ancora rientrata purtroppo nell'economia. Questa disruption sta poi portando a due tipi di inflazione. La prima inflazione è quella dei prodotti, che scarseggiano perché non riescono ad arrivare dal produttore al consumatore. La seconda è quella delle materie prime. Anche quest'ultime stanno soffrendo da una disruption della supply chain. Non ci sono abbastanza navi per portare le materie prime in giro per il mondo. Il problema delle materie prime sta poi condizionando le famiglie. Come vedremo durante questa presentazione, l'aumento delle materie prime e del loro prezzo sta portando ad un aumento della bolletta energetica delle famiglie. Questo nel breve e medio termine condizionerà i produttori di qualsiasi cosa. Se le materie prime sono l'input, salgono tutto e sale tutto il resto. Per non parlare poi del prezzo del carburante, e anche questo, come vedremo, salirà. In America, per esempio, il prezzo del carburante in circa un anno è aumentato di circa un dollaro al gallone, da 3 a 4 dollari. Anche se sembra basso per l'Europa, per l'America questo è un prezzo molto alto. Come vedete, ci sono temi molto interessanti collegati tra di loro. Il macro è, diciamo, come una tela di un ragno e in qualche modo tutto il mondo è collegato a questa tela. Molti di questi temi che discuteremo oggi vengono direttamente da voi, dalla community e dalle domande che ci fate ogni giorno. Per quindi continuate a inviarcele perché cercheremo di rispondere poi nei prossimi webinars. Il primo tema che vorremmo coprire è quello della liquidità. Parliamo sempre di liquidità, ma perché lo facciamo? Perché tutto si basa sulla liquidità. Capire i livelli di liquidità ci fa capire che tipo di strategia può funzionare o meno. Per esempio, si parla molto di valuation, di come non funzioni al momento, ma nessuno si chiede il perché. Una strategia di value investing non può mai funzionare in un mercato dove c'è troppa liquidità. Un value investor, come un quality investor, che cosa fa? Valuta un asset ed in base ad un dividend discount cash flow model decide se il mercato sta sottoprezzando l'asset o no. Perché in un mondo dove c'è meno liquidità, i capitali si muovono così e seguono quello che viene chiamato l'earning yields, ovvero il rendimento,
diciamo, delle azioni e delle aziende. Si basano poi su appunto dei modelli finanziari, DCF e così via. In un mondo di liquidità infinita, come quello di questo momento, non ha quasi alcun senso valutare un asset nel mercato pubblico perché c'è così tanta liquidità che deve per forza entrare nel mercato. Non importa a che prezzi, ma deve essere piazzata. Pensate per esempio ai fondi pensione che usano ETF o index fund. Ogni mese in America i 401k, ovvero i fondi pensione privati, immettono miliardi di dollari negli index fund. Questi fondi entrano nel mercato a prescindere dalle valutazioni, semplicemente perché devono investire e quindi allocare ogni mese soldi sul mercato. Questo è quello che sta succedendo non solo per i fondi pensione, ma per tutti i capitali. Grazie soprattutto alla Federal Reserve c'è troppo capitale in giro e questo ha portato su il valore di tutti gli asset alle stelle. Basta solo pensare al settore dell'immobiliare, ne parleremo poi successivamente. L'immobiliare, per esempio, è un diretto risultato dei tassi a 0% per così tanto tempo. I tassi della Fed condizionano l'interesse che paghiamo sui mutui. Tassi così bassi aiutano a portare più domanda nel mercato, anche per persone che in molti casi non potrebbero permettersi una casa, però queste persone rientrano sul mercato. Questo chiaramente porta in alto il prezzo dell'immobiliare, ma aumenta anche il rischio del credito nel mercato. Perché ora persone che non hanno un credito o un profilo adatto possono comunque pagare un interesse su questo asset. Se aumentano poi i tassi di interesse, si rivivrà quello che poi è successo nel 2008. In questa slide potete vedere come le cose cambieranno molto presto. Infatti Powell e la Fed hanno già dichiarato che il tapering è pronto e si partirà già a novembre. Che cosa vuol dire però in parole povere? La Fed e le altre banche centrali compreranno meno asset, tra i quali bond della tesoreria e MBS, ovvero Mortgage-Backed Securities. E questo toglierà liquidità a questi mercati. Quindi meno supply vorrà dire tassi in aumento. Stiamo già vedendo che gli yield sulla tesoreria hanno già iniziato a salire. Qui potete vedere i paesi che hanno già cominciato ad aumentare i tassi di interesse. Tra i paesi in blu va detto che ci sono nazioni che hanno un livello di inflazione molto alto, come la Russia, il Brasile e la Turchia. In Brasile, per esempio, l'inflazione è al 10%. Ci aspettiamo quasi tutto il pianeta blu per l'anno prossimo. Questo sarà ovviamente negativo per la liquidità mondiale. Qui invece abbiamo un indicatore che ci piace osservare quando guardiamo alla liquidità, ovvero il margin debt. Ma che cos'è? In pratica, ogni investitore può avere un certo livello di debito da un broker in base ai propri asset e al proprio credit risk. Abbiamo parlato spesso dei rischi e come pensare al margin debt in passato, anche su alcuni articoli del Sole 24 Ore. Per questo non entreremo troppo nel dettaglio in questa presentazione, ma è un indicatore comunque molto interessante. Infatti, quando il margin debt aumenta, solitamente anche il mercato va al rialzo, perché vuol dire che nel mercato ci sono più ammunizioni per comprare asset. Quando il livello scende, funziona al contrario. Infine, un indice da tenere sott'occhio è il programma dei buybacks. Ogni azienda alla fine dell'anno può usare il cash flow in diversi modi. Uno è reinvestirlo, quindi questo cash va direttamente in quello che viene chiamato CapEx. Due, ripagare il debito. Tre, pagare dividendi agli azionisti. E quattro, ricomprare le proprie azioni. Se si crede infatti che le proprie azioni siano sottovalutate, i buybacks sono un'ottima strategia per aumentare il valore dell'equity per gli azionisti. Quindi, come vedete, questo cash flow sotto forma di liquidità entra nel mercato e spinge su il valore aziendale. In questo momento il programma è negativo e quindi non vediamo una spinta da parte dei buybacks nel mercato azionario. Ora torniamo a parlare della supply chain. Ne abbiamo parlato brevemente all'inizio del webinar. Quando pensiamo alla supply chain, la pensiamo così. Ci sono i produttori, i trasportatori, gli inventari, gli stoccaggi, i compratori, fino al consumatore finale. Nel 2020 questa supply chain si è completamente fermata. Pensate ad un produttore di carne, nel 2020 ha smesso di produrre carne, ma la domanda è comunque continuata perché i cittadini hanno bisogno comunque di mangiare. Ora, ogni produttore ha degli inventari. Questi inventari si sono praticamente svuotati durante il periodo del lockdown. Quindi con la riapertura il produttore si trova davanti alla stessa domanda, ovvero deve riempire gli inventari, ma ha problemi ad ottenere la carne perché mancano camion e forza lavoro. A parte il produttore, tutti sono nella stessa barca, devono ripartire molto velocemente, ma il supply chain non glielo permette.
E questo diventa inflazionistico, perché la produzione non riesce a fare catch up con la domanda. Non è la domanda che è aumentata di 10 volte, ma è l'offerta che è diminuita, la produzione che è completamente distrutta. E aggiustare la supply chain richiede molto tempo. Non si aggiusta con un bottone, ci vorranno in alcuni casi anche degli anni. Ma sono problemi che comunque si risolveranno. Quindi in questa slide vedete comunque tutti i settori che sono sotto pressione a causa della disruption del supply chain. L'abbiamo detto molto spesso in passato, l'inflazione non era mai un problema causato dalla Federal Reserve e dal quantitative easing. L'inflazione è un problema che nasce dall'economia reale. E dove siamo oggi, l'inflazione reale, anche se è il risultato appunto del Covid-19 e dei lockdown. Anche il petrolio, una delle materie prime più importanti, sta vedendo un rialzo che ci fa pensare al 2008. Nel 2008 però il prezzo è stato conseguenza diretta della Cina. La Cina stava crescendo molto velocemente e comprava ogni giorno navi di petrolio. Oggi invece, ancora una volta, stiamo vedendo la distruzione della produzione che porta il prezzo a rialzo. Mancano le navi per trasportare il petrolio e questo sta spingendo a rialzo il prezzo di oro. Allo stesso tempo, la dipendenza dall'OPEC Plus diventa sempre più acuta. L'America non ha riallineato la produzione del petrolio nonostante il prezzo sia più alto del loro break-even, ovvero la vendita meno il costo di produzione. Questo è dovuto maggiormente alla politica molto aggressiva di Biden, che vuol portare l'America verso il rinnovabile il più presto possibile. Il capital market in America non ama più lo shale, storicamente uno dei settori che usava di più il capital market. Tutti questi fattori distruggono la domanda e l'OPEC Plus ringrazia. Qui vedete il prezzo del Brent, ovvero l'indice del petrolio che viene dal Mar del Nord, e il benchmark europeo. Da notare che gli stoccaggi non sono mai stati così vuoti e, come vi spiegavo prima, quando gli stoccaggi crollano il prezzo aumenta se la produzione non accelera. Ora, la cosa preoccupante della disruption delle materie prime è che tende ad essere contagiosa. Che cosa vuol dire? L'aumento di una materia prima può portare problemi ad altre materie prime. Facciamo un esempio. Prendiamo un'azienda chiamata Nyrstar. Sono produttori olandesi di zinco. Come qualsiasi produttore, il loro margine, semplificato, è la differenza tra il costo dell'energia, e qui subentra il costo del gas naturale, e la vendita dello zinco. Questo mese il prezzo del gas naturale è aumentato così tanto che ha costretto Nyrstar a tagliare notevolmente la propria produzione. E se continua così, dovranno probabilmente perlomeno temporaneamente fermarla. Ora, lo zinco è un prodotto molto importante, soprattutto nel settore automobilistico. Aiuta ad evitare la corrosione del metallo. Se si ferma la produzione di zinco, questo condiziona la produzione delle macchine. Questo porta alla vendita di meno automobili e automaticamente all'aumento del costo della macchina, quindi domanda e offerta. Potete quindi così vedere da questo semplice esempio come tutto sia collegato all'interno della supply chain. Un altro problema al quale stiamo assistendo è la crescita del prezzo del gas naturale. In questa slide poi vi abbiamo messo la media del prezzo del gas negli ultimi 5 anni, in blu, contro il prezzo attuale. Come vedete, il prezzo è completamente al di fuori della media e questo è un problema. Ora parliamo dell'Inghilterra, quello che sta succedendo appunto nel Regno Unito. L'Inghilterra sta avendo diversi problemi, alcuni causati dal Brexit e altri da un risk management pessimo. Il primo è il problema della mancanza di carburante. Mettiamo le cose in chiaro, non è vero che manca il carburante in Inghilterra, quello che manca sono gli autisti che possono portare il carburante alle pompe di benzina. Quindi anche qui i giornali tendono sempre ad esagerare. Questo problema è prima di tutto il risultato della Brexit. Molti dei camionisti venivano dall'est Europa. L'Inghilterra ora sta cercando di risolvere utilizzando l'esercito per trasportare il carburante e offrendo visti provvisori a camionisti non inglesi. Ora, l'altro problema che sta avendo l'Inghilterra è la crisi energetica. Anche qui i giornali non stanno raccontando le cose come stanno davvero. Inoltre, questa è una domanda che ci avete fatto voi della community, quindi ci teniamo appunto a rispondere. Che cosa è successo in Inghilterra negli ultimi 10 anni? Sono entrate nel mercato queste aziende che vedete in questa slide e hanno iniziato a prendere market share, promettendo un prezzo fisso al consumatore. Quindi la promessa era semplice: se il prezzo sale, voi consumatori non pagherete di più. Questa strategia va bene in due casi. Uno, se il distributore si edgia il proprio rischio, quindi si copre. Perché il distributore, prima di distribuire energia, il consumatore la deve acquistare. Quindi se si copre, ok, questo tutto bene.
L'altro caso è se il prezzo rimane stabile. Ora, cosa è successo in Inghilterra? Il prezzo che il distributore pagava per aggregare energia è salito a rialzo. Queste aziende che vedete qui non si sono coperte e sono saltate tutte. In questa slide vedete l'errore del risk management che hanno fatto. Floating vuol dire che compravano al prezzo di mercato, mentre fixed vuol dire che vendevano a prezzo fisso. Ora, a pagarci come sempre saranno i consumatori che dovranno cambiare distributore e pagare comunque un prezzo di mercato più alto. Quindi il problema energetico in Inghilterra non è maggiormente colpa di Cina e Russia, come dicono molti giornali, ma di pura incompetenza di queste aziende nella gestione del proprio rischio. Ora, prima di chiudere il recap macro, parliamo velocemente della Cina. Che cosa è successo nell'ultimo periodo? Prima di tutto, il cambio di marcia da parte di Xi, che si è accanito contro le grandi tech. Il tutto è partito con Jack Ma di Alibaba, ma ora si è spostato anche al settore dell'educazione. Come ci si aspettava, la Cina ha sempre avuto un rischio politico. Non è un mercato aperto, anche se vogliono fare credere che lo siano. E Xi lo ha dimostrato. Il settore tech può sembrare un affare, ma è importante notare che la Cina non è l'America. Se decidono di cambiare qualcosa, lo fanno in modo repentino. Non c'è un congresso o un senato che prende decisione, ma una persona sola. Parlando della Cina, ci dobbiamo anche soffermare su Evergrande, saremo molto brevi su questo tema. Evergrande è un'azienda praticamente fallita, troppa leva per creare asset che hanno yield. La Cina doveva creare crescita artificiale ogni anno e Evergrande gli dava la crescita creando città vuote con leva senza fine. Ora siamo arrivati al punto di non ritorno. Che cosa succederà? Secondo noi la Cina cercherà di isolare Evergrande. La banca centrale supporterà tutti quelli che saranno condizionati da un default di Evergrande. Quando diciamo tutti, intendiamo investitori e cittadini cinesi, perché la Cina farà di tutto per isolare questo default dell'economia cinese. Gli investitori che hanno messo soldi in Evergrande in dollari possono, secondo noi, anche buttare via quei contratti, perché non rivedranno nessuno di questi capitali. Evergrande è già in default su due coupon. Xi ha detto molto chiaramente che non farà bailout. La banca centrale cinese non è la Federal Reserve. Nelle prossime slide, tramite alcuni esempi, vi vogliamo mostrare come pensare al macro. Vi mostriamo alcuni degli indici che guardiamo per riposizionare il nostro portafoglio. Uno dei più importanti è il Credit Impulse. Capire il credit cycle è probabilmente, per quanto riguarda l'economia moderna, lo skill più importante per un analista. Capire il ciclo del credito, ma anche l'attività delle banche centrali. In pratica vogliamo capire come il credito condiziona l'economia, i vari settori e come le banche centrali possono intervenire per modificare il ciclo con le loro politiche monetarie espansive o no. A marzo 2020 la Federal Reserve è entrata nel mercato nel modo più aggressivo della storia. Hanno persino comprato obbligazioni corporate, cosa che non succedeva prima. Ora, questo tipo di attività è molto stimolante per il mercato e tende a portare su i risk asset, tra cui le materie prime. Più credit impulse, più si pensa alla crescita e questo è bullish per le materie prime. Dall'altra parte, invece, l'oro, il metallo di protezione, tende a scendere quando il mercato del credito è così forte. In questa slide potete vedere l'andamento del prezzo dell'oro e delle materie prime. Ora, Powell, come i suoi predecessori, si sono imbarcati chiaramente nel quantitative easing. Quello che fa il QE è bloccare i tassi. I tassi sono non correlati al prezzo e per questo abbiamo visto il prezzo dei bond a rialzo. Ora da notare che il quantitative easing è stato il fattore che ha reso i portafogli standard, come il 60-40 e l'all weather, performare così bene negli ultimi anni, perché hanno spinto liquidità nell'azionario, ma allo stesso tempo hanno tenuto giù i rendimenti dei bond e lasciato correre anche il prezzo delle obbligazioni. Nel corso naturale di un mercato, senza la Fed, l'azionario sarebbe salito a rialzo, con esso i rendimenti, e questo avrebbe portato giù il prezzo delle obbligazioni. Ora che la Federal Reserve esce dal mercato gradualmente, questo dovrebbe cambiare. Di nuovo, qui il credit cycle bullish vuol dire debito su e yield giù. Questo è molto bullish soprattutto per gli asset reali, come l'immobiliare. Inoltre, durante questo ciclo, la Federal Reserve ha comprato molti MBS, ovvero Mortgage Backed Securities. Tutto questo, ancora una volta, bullish per l'immobiliare. Guardando semplicemente al credit cycle, una delle strategie più interessanti sarebbe stata quella della vendita delle puts. Abbiamo fatto un post su Instagram a riguardo qualche settimana fa e abbiamo anche sviluppato un corso sulle opzioni dove parliamo in dettaglio di questo tipo di strategia. Il credit impulse spinge su l'azionario, quindi vendere
Put out of the money è un ottimo modo per poter ottenere rendimento dal premio che incassiamo. Un'altra strategia che ha funzionato molto bene è quella di shortare il VIX, mentre l'indice azionario era al rialzo. In questo caso, visto il rischio degli spike del VIX, usare spread può essere la strategia migliore. Si possono usare calendar spread guardando al term structure del VIX oppure utilizzare put spread. Anche questo lo trovate tutto nel corso delle opzioni che abbiamo creato questo mese. Ora, in questa parte del webinar vi mostriamo come poter migliorare le vostre conoscenze macro, che vi serviranno per poter migliorare la vostra strategia. Non importa se siete investitori di lungo termine o traders di breve, l'analisi macro è alla base dei movimenti del prezzo degli asset. Per prima cosa parliamo di un concetto che ci viene insegnato a scuola nella teoria, ovvero il ciclo economico. Quando eravamo all'università non abbiamo dato troppa rilevanza a questo aspetto, ma col tempo ci siamo accorti della sua importanza. Saper capire in che parte del ciclo siamo ci aiuta da analisti macro a valutare come allocare i nostri investimenti in settori, paesi o singoli titoli. Secondo il ciclo economico, un'economia si espande, poi si contrae e successivamente si riprende. In generale possiamo dire che il ciclo economico è misurato e tracciato in termini di PIL, crescita del PIL, disoccupazione e crescita della disoccupazione. Durante la fase di espansione il PIL aumenta e la disoccupazione diminuisce, mentre al contrario avviene nella fase di recessione. A prescindere dal punto di inizio in cui si osserva il ciclo economico, l'economia attraversa quattro fasi: il picco massimo, la contrazione che porta alla recessione, il picco minimo al quale si susegue una ripresa e l'espansione che riporta al picco massimo. Vi sono poi vari fattori che ci aiutano a capire in che parte del ciclo siamo, tra questi il PIL, tasse di interesse, la disoccupazione e la spesa pubblica. Un secondo concetto molto importante è il ciclo del credito. Howard Marks è uno degli investitori più famosi di Wall Street, è il fondatore di Oaktree Capital. Nessuno meglio di Marks capisce il ciclo del credito. Secondo le sue parole, i ritorni superiori non arrivano solo comprando asset di alta qualità. Questi asset devono essere comprati quando sono un'opportunità, quando il prezzo è basso ed i rischi sono limitati. Il ciclo del credito è la disponibilità del credito nel mercato. Credito che diventa disponibile grazie all'appetito al rischio del sistema bancario o della finanza alternativa. Il ciclo è diviso in diverse fasi. Noi ne abbiamo individuate quattro. Il ciclo attraversa periodi dove il credito è facilmente accessibile, perché i tassi di interesse sono bassi, le esigenze creditizie sono meno prudenti e ciò stimola la crescita economica. Questi periodi sono susseguiti da periodi di contrazione che possono portare ad una recessione e in alcuni casi ad una depressione. Durante un periodo di contrazione i tassi aumentano, le esigenze creditizie diventano più stringenti e c'è meno credito nel sistema per individui e aziende. Questo porta ad una contrazione economica. Howard Marks chiama questo fenomeno the credit window, o meglio la finestra del credito. Quando gli investitori e risparmiatori si avvicinano alla finestra ed è chiusa, non ricevono più credito. In questo grafico ti mostriamo le quattro fasi e come i vari fattori vengono condizionati. Poi parliamo di Ray Dalio. Ray Dalio è tra gli investitori più famosi della storia ed è il fondatore di Bridgewater Associates, uno dei più grandi fondi quantitativi al mondo. È anche famoso per aver scritto Principles e Debt Cycles, dove ci spiega come il debito condiziona l'andamento economico a breve e lungo termine. In questa slide ci concentreremo proprio su questo principio. Secondo Ray Dalio, i cicli hanno quattro componenti. Il primo è la produttività. Dalio ci spiega che la produttività è il fattore più importante. Esiste produttività quando i partecipanti dell'economia imparano e investono nel modo corretto. Se investiamo un dollaro, vogliamo che il nostro ritorno sia maggiore di un dollaro. Il secondo è il debt cycle a breve termine. Questi sono i cicli economici a breve termine che durano tra gli 8 e i 10 anni. Parliamo di recessione ed espansione. Poi abbiamo il debt cycle a lungo termine. Questo dura tra i 50 e i 75 anni e solitamente termina quando un nuovo tipo di moneta è creato e con esso un nuovo tipo di credito. Questo ci fa pensare al 1944 con Bretton Woods, quando si lasciò il gold standard. Prima si poteva emettere dollari solo se vi era una controparte in oro. Dopo Bretton Woods questo processo fu abolito. È molto probabile che oggi siamo alla fine di un altro long term debt cycle, dove il dollaro rischia di perdere la sua egemonia e stato di riserva. Infine abbiamo la politica, ovvero i rapporti e le tensioni tra i vari paesi. Prendiamo come esempio le
recenti tensioni tra Cina e Stati Uniti. Siamo quasi alla fine del webinar, poi risponderemo comunque alle vostre domande. In questa sezione vi presentiamo gli strumenti ai quali potete accedere per imparare ad utilizzare il macro e migliorare la vostra strategia di investimento. Da quando abbiamo creato Investire come Migliori, abbiamo sviluppato sin dall'inizio prodotti pratici che vi aiutano a gestire i vostri risparmi in autonomia. Il primo prodotto che abbiamo creato è stato il corso Millennial Investing. Attraverso questo percorso formativo avete la possibilità di imparare i principi fondamentali per utilizzare il macro per la rotazione del vostro portafoglio. Vi mostriamo come analizzare i cicli economici del credito, le correlazioni, le politiche monetarie e tanto altro. Avete a disposizione l'accesso ad un'accademia online con oltre 6 ore di corso. Sono già in centinaia di studenti che hanno avuto appunto accesso a Millennial Investing. Dopodiché abbiamo seguito un po' il vostro feedback e abbiamo creato la newsletter premium giornaliera, Vivi Wall Street. La ricerca di mercato è tipicamente accessibile solo agli investitori istituzionali. Un investitore retail può accedere facilmente alle informazioni, ma spesso non sa come analizzare tutti i dati disponibili e il loro impatto. Ci sono troppi dati e pochi strumenti pratici a disposizione dell'investitore individuale. Con Vivi Wall Street, il nostro team, attraverso strumenti quantitativi, analizza i mercati ogni giorno e vi mostra la nostra view secondo 3 livelli. Uno, il macro. Vi mostriamo come analizziamo i mercati e come utilizzare il macro per valutare i diversi asset. Due, la liquidità, ovvero l'analisi di liquidità è un aspetto fondamentale per capire come si stanno posizionando i capitali istituzionali e l'impatto sui prezzi di azioni e altri asset. Abbiamo poi a disposizione un modello quantitativo che rendiamo disponibile attraverso la newsletter. Infine, l'analisi di momento. Ogni giorno analizziamo azioni o asset che avranno momentum in base all'analisi tecnica e alla price action. Per pochi giorni, poi vi vogliamo dare la possibilità di, appunto, di accedere ai nostri prodotti ad uno sconto. Quindi potete accedere a Millennial Investing con il 40% per poche ore e allo stesso tempo potete accedere alla nostra newsletter per i prossimi 12 mesi a soli 69 euro. Alla fine del webinar riceverete comunque una mail con i dettagli dell'offerta e il link per iscrivervi. Quindi siamo arrivati comunque alla fine di questo update e vi ringraziamo innanzitutto per la partecipazione. E direi che adesso ci sarà anche Gianluca collegato, diamo spazio alle vostre domande per i prossimi 10, 15, 20 minuti, ecco.